Buonasera a tutti dal Trend Studio per il progetto Models & Painting Photo Studio, ma soprattutto per presentare una nuova pre-picture che è un format, cioè un commento del team Altes, un commento a un'opera singola, stavolta della bravissima Zaira La Rosa. Un piacere averti qui, Zaira, grazie, anche se non sei proprio al top della forma come sappiamo, però sei arrivata e ti ringrazio, già seconda classificata nell'unico evento a cui hai partecipato a Natale, alla Christmas Cup, e insieme a te la splendida nostra Model of the Year, che ha vinto anche un premio oggi per questo shooting mostra, Valentina Carruba, con un gioiello di Annalisa Giussani al collo, con i costumi di Quentin Fashion Flavia Quintiliano. Ma dici un po', da dove è nata quest'idea di quest'opera? Allora, intanto ti ringrazio Stefano, perché mi fa veramente piacere far parte del tuo gruppo. Mi sono ispirata al Dio Danaro. Sarà un po' venale, però in questo momento abbiamo tutti bisogno del Dio Danaro, e quindi mi viene in mente Paperone dei Paperoni, il vignolaire di tutti i bambini, perché è nato con Topolino e quindi è nato solo così. Benissimo, un'opera un po' più giocosa, sì, anche se significativa, rispetto a quelle che ci hai abituato, io ne ho viste tante, sì, e che ci mostrerai sicuramente nei prossimi eventi, un po' più astratte, materiche, insomma, sì, con colori favolosi, con delle tonalità uniche, veramente che ti distinguono, e questo è importante. Ma anche questo, ti ho già letto appunto cosa penso, insomma, di questo quadro, ma si vede che c'è il tuo tocco, e questo è importante. Tra l'altro, insomma, Valentina, tu che più di me ne capisci di moda, di fashion, la camicetta è intonata allo sfondo, quindi guarda caso la vera artista non sbaglia nemmeno questo. Quindi, tanti complimenti, seguite Zaira La Rosa, una delle artiste più talentuose del team Artes. Questa era la nostra piccola re-picture su questo Paperone dei Paperoni, così difficile per tutti. Firmato Zaira. Grazie. Grazie e a presto. Grazie Valentina, e viva il team Artes.